Dopo 10 anni dall'ultimo incontro, siamo di nuovo ospiti nel comune di San Francesco al Campo e incontriamo l'amministrazione comunale con il primo cittadino Diego Coriasco e l'assessore alle politiche sociali Alessandra Savino. Grazie di averci accolto così calorosamente. Caro sindaco, ci può dire brevemente dove si trova San Francesco al Campo e quali sono le caratteristiche di questo comune per chi non lo conoscesse? Allora, San Francesco al Campo si trova tra San Maurizio Canavese, Cirié e San Carlo per chi è della zona, comunque diciamo Basso Canavese. E purtroppo un mese fa è successo, è passato di nuovo alla cronaca per quel disastro aereo delle Frecce Tricolore che si è scontrato con quella macchina in transito e quindi è diventato di nuovo l'ennesima volta famoso per questo problema. Noi però con l'aeroporto dobbiamo convivere e quindi abbiamo, diciamo, questa nomea. Siamo a fondo della pista anche dell'aeroporto, via, ecco, dell'aeroporto di Caselle. Un evento triste, ma che comunque in qualche modo ha fatto parlare di San Francesco al Campo in tutta Italia. Ecco. Assessore, le politiche sociali del comune so che sono in parte delegate al consorzio CIS di Cirié. Ecco, che cosa gestisce invece il comune direttamente in questo campo? Ecco. Ma in realtà ci affidiamo in modo totale proprio al consorzio perché comunque la nostra è una realtà piccolina, siamo un comune sotto i 5.000 abitanti, quindi non abbiamo le risorse e anche gli strumenti per poter gestire questa tematica insomma, delle politiche sociali, quindi abbiamo come Unione dei Comuni, perché San Francesco fa parte dell'Unione dei Comuni, abbiamo delegato proprio le politiche sociali in generale, quindi al consorzio perché essendo proprio più grande di noi e con disponibilità e soprattutto sono esperti un po', ovviamente sono esperti della materia, sanno sicuramente affrontare meglio di noi le problematiche che si presentano. Ecco, che lei sappia, fra i quasi 5.000 abitanti di San Francesco, quante sono, cioè, ci sono persone con disabilità, in generale disabilità, e se sa anche di disabilità sensoriale e visiva. Sì, non le so dare dei numeri precisi, però ahimè, ogni anno ci rendiamo conto che sono sempre di più le persone, in particolare mi viene in mente i bambini, anche a livello scolastico, che hanno necessità di un'assistenza per diversi tipi di disabilità. Quindi i numeri purtroppo crescono, anche se non so proprio darle un numero giusto, non so se il sindaco su No, questo mi è più di numero no, perché aiuto. varia sempre anche con quelli che magari cambiano residenza. Cosa Però possiamo dire? comunque. Che ci teniamo a livello di amministrazione, ci teniamo molto a aiutare qualsiasi disabilità sia. Tanto è vero che mettiamo il nostro bilancio, possiamo Ah dirlo perché sì, tanto è certo. pubblico, 140.000 euro per i problemi. Delle barriere architettoniche, No, proprio a livello generali, di ma aiuto, assistenza, sì, assistenza ai assistenza. disabili, sì, cioè, si parla di assistenza, no? Poi vabbè, quelle sono opere pubbliche, magari sai, abbattimento di barriere architettoniche e No, ma questo è quant'altro, proprio però è una cosa a la cifra parte. La cifra è dell'assistenza. solo per l'assistenza che diamo per qualsiasi disabilità sia. Certo, è un aspetto importante che per cui le persone non vedenti o provvedenti sono molto sensibili, è quello dei trasporti, perché non possono guidare la macchina. Quindi, ecco, so che il comune di San Francesco non è particolarmente favorito, diciamo, dal trasporto pubblico. Ecco, com'è messa la vostra situazione? Purtroppo no, ha centrato bene il problema, no? A livello di trasporto pubblico abbiamo Pur avendo l'aeroporto qui a 2 passi. però siamo vicini, ma per quel discorso ci siamo un po' lontani, no? A parte la battuta, abbiamo qualche linea appunto della GTT in questo caso che fa le tratte, però non è che siano appunto così. Però abbiamo il Provibus, diciamo che sono quei bus a chiamata che appunto è stato fatto grazie proprio per unire tutti i comuni che non avessero per il treno o possibilità, tipo adesso viene senza pubblicizzare il SADEM a Caselle che ti porta subito in centro Torino, per dire. Abbiamo chiesto più volte, però al momento non siamo sia a CTT sia a SADEM in questo caso, se si potesse trovare un accordo così per allungare la tratta, no?
Però al momento non siamo ancora riusciti ad ottenere nulla da te. Però siete abbastanza vicini al futuro collegamento ferroviario Sì, con San San Maurizio. Maurizio, esatto, sì. Noi confiniamo con San Maurizio, quindi sì, si spera che di trovare qualche così. Ecco, sul fronte invece dell'abbattimento delle barriere architettoniche, ho visto con piacere arrivando qui in municipio che c'è l'ascensore, però come è messo il concentrico, diciamo, su questo fronte? Si è fatto qualcosa o c'è ancora molto da fare? No, si può dire che a livello di edifici scolastici, ad esempio, anche la chiesa, come ha detto bene lei, dottore, il comune, adesso abbiamo Lo scuola, cosa mi è venuto in mente anche sì, l'abbiamo come. attrezzato appunto per persone con disabilità, la scuola, abbiamo la Calvino che l'elementare già ce l'aveva, la Costa abbiamo fatto sì che fornire un ascensore. E diciamo che siamo abbastanza, posso dire, Siamo mignolotto, attenti su anche per questo dire il aspetto. centro polisportivo, il velodromo, diciamo, Ah, sì, sì. Dove c'è il centro dove c'è estivo appunto dei il ragazzi. centro estivo per i ragazzi anche, e diciamo siamo abbastanza su quel punto, magari c'è ancora qualche criticità, però al momento mi sembra che l'abbiamo Si cerca superato appunto e di brava, cerchiamo. affrontare tutte le problematiche che si presentano su quello. Tra Siamo l'altro abbastanza al attenti. vostro velodromo abbiamo alcune persone non vedenti che vengono a praticare il tandem a San Francesco al Campo, quindi è una bella cosa. Ecco, io non vorrei dilungarmi troppo, speriamo, ecco, noi ci piacerebbe poter portare avanti